Ciao a tutti, sono Yashal e in questo nuovo video vorrei parlare della storia di Dylan e di suo fratello Travis. Tuttavia, prima di cominciare, ci tengo a precisare che questo video sarà sperimentale in quanto vorrei provare a seguire un filologico aiutandomi con le varie note che leggerò attraverso la wiki di Grindone, e di conseguenza il gameplay che vedete in sottofondo sarà diverso da quello di cui io sto parlando. Inoltre, seppur mi è stato chiesto da una persona, non farò un video dedicato all'Inquisitore Creed perché la sua storia è facilmente trovabile, diciamo, mettiamola in questo termine, attraverso le varie note che sono sparse per tutta la nostra avventura, quindi non ci tengo a fare un video in merito. Per quanto riguarda la storia di Dylan e Travis, secondo me è una di quelle storie più coinvolgenti all'interno di Grindone, sia perché ci fa anche comprendere un po' il rapporto tormentato tra due fratelli, sia perché è una storia che comincia dal momento in cui noi entriamo per la prima volta ad Homestead e si propaga fino all'ultimo DLC. Questa storia, come dicevo, comincia nel momento in cui entriamo ad Homestead perché conosciamo Dylan. Ella, in effetti, sarà un NPC trovabile all'interno di Homestead e sarà affiancata da sua figlia. Tuttavia non potremo avere grandi interazioni con lei all'inizio, in quanto dobbiamo trovare prima il suo diario, che si trova subito a sinistra di Homestead, nascosto. Nel momento in cui glielo riporteremo, lei interagirà con noi per la prima volta. E da lì comincerà una quest che, seppur resterà sempre nascosta, in realtà, come ho già detto prima, continuerà per tutti gli atti e per tutto il gioco, perché comprenderà anche DLC. Inizialmente noi troviamo il suo diario e nel suo diario ella parlerà, nello specifico, di aver trovato la lama della sua famiglia, che sarebbe la Stormheart. Questa lama, seppur in questo momento non ci potrà dire niente, andando avanti con la storia, potremmo capirne il valore affettivo e l'importanza che ha per lei. Ci tengo inoltre a dire che questa storia è sì divisa in più missioni. Tuttavia, essendo appunto un qualcosa di nascosto e segreto, per riuscire a trovare tutti gli indizi e tutte le cose che ci porteranno poi a finire al completamento della quest, è necessario seguire una guida. Innanzitutto troveremo la prima lettera di Travis, il fratello, il quale racconterà alla sorella che è sicuro del fatto che ella potrà ricevere questa lettera, è molto confidente su questo fatto e che vorrebbe parlarle di ciò che ha scoperto riguardo al padre, che a quanto pare sembra essere qualcosa di sconvolgente. Nella seconda lettera possiamo già capire che Travis sta mettendo in dubbio l'operato del padre, che di fatto rappresenterà un vero e proprio enigma per il giocatore. Egli potrebbe essere considerato un uomo molto tormentato e alla guida dell'ordine di Death Vigil, quindi alla guida di quell'ordine, ed ha un ruolo molto importante per la storia.
Tuttavia ne parlerò meglio di lui in un secondo video. Per quanto riguarda invece Travis, egli scopre che quando loro erano nati è successo qualcosa, qualcosa di spiegabile, come se il padre ed altre persone a loro collegate avevano già capito quello che sarebbe potuto succedere, quindi quello che sarebbe poi diventato Grindon. In effetti sembrerebbe, stando sempre a quello che dice Travis, che quando loro erano ancora nati sia stato fatto un qualche tipo di rituale che doveva essere completato sacrificando qualcuno. Tuttavia il padre non è mai riuscito a completarlo perché non voleva sacrificare nessuno e serviva anche per ottenere l'immortalità. Travis ha poi completato questo rituale, non ottenendo l'immortalità, ma ottenendo comunque un grandissimo potere. E dopo aver ottenuto questo grande potere, è definitivamente impazzito e si è messo a inseguire le tracce del padre, tracce che anche noi seguiremo sotto richiesta di Dala, che vorrà trovare tutti questi fratelli prima che sia troppo tardi. Tuttavia, noi, andando avanti nel seguire le tracce, andando avanti con la storia, saremmo costretti ad uccidere Travis. E l'ultima cosa che egli lascerà nel momento in cui morirà è un pendente che dovremo restituire poi a Daila. Daila, dopo che noi l'avremo trovata ad Homestead, la sua quest continuerà nel DLC Ashes of Mammoth, andando verso London Watch. Qui potremo parlare un'altra volta con lei, che ci darà delle indicazioni su dove potrebbe essersi nascosto Travis. E infine, quando le dobbiamo consegnare il pendante, la troveremo a osservare la distruzione di Korvac, della città di Korvac. E lì finirà di fatto questa lunga quest che porterà da un lato alla morte sia del padre che del fratello e dall'altra comunque alla liberazione di Daila, che adesso può tornare come persona libera a prendersi cura della figlia. Questo video finisce qui. Spero che possa essere una versione migliore dei video precedenti. E nulla, alla prossima.